Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Spirit Sphere. Spirit Sphere è un gioco che al 95% è un gioco multiplayer locale da 2 a 4 giocatori, che riprende e mischia le meccaniche dello squash con le meccaniche del tennis e i hockey, questo tipo di giochi qua. Noi Spirit Sphere saremo due squadre composte da uno o due membri e dovremo cercare di far punto alla squadra avversaria in uno dei modi previsti dal gioco, che saranno far entrare la palla all'interno di una porta, oppure, come nello squash, far battere la palla contro il muro in maniera che il nostro avversario non riesca a prenderla prima che questa si schianti contro il muro alle nostre spalle. Tutto questo è fatto con grafiche in pixel art e un'estrema semplicità di comandi, qualche bonus che possiamo raccogliere durante le partite, qualche differenza di poteri tra i vari protagonisti che possiamo scegliere di tipo di attacco, di movimento, questo tipo di differenze qui. E le partite si giocheranno in genere alla meglio dei 5, alla meglio dei 3, alla meglio... Chi fa prima 3 punti ha vinto, facciamo così che è più semplice. Allora, Spirit Sphere funziona, fa quello che deve fare, un giochino che funziona bene per una serata tra amici, per trovarsi tutti sul divano, ognuno col proprio controller e fare gli scemi spingendo pallette con più o meno bonus nella porta dell'avversario. Funziona il fatto che i personaggi abbiano delle meccaniche diverse, che ci concede un po' di varietà, così come funziona il fatto che ci siano degli sbloccabili che sono prettamente estetici, che siano sbloccabili comprando delle casse, mettendo dei soldi in realtà in una fontana che man mano che mettiamo dei soldi ci sblocca sempre delle cose differenti. La prima cosa che non funziona di Spirit Sphere è il single player, che è un po' inutile. Giocare contro i bot non sarà assolutamente divertente, il divertimento di Spirit Sphere è tutto nel giocare contro gli amici. I bot possono servire come allenamento, anche se la domanda è perché vi allenate, che poi arrivano i vostri amici che non sanno giocare e alla fine vi divertite solo voi, ma a parte questo direi che il single player non serve a molto. Il secondo problema di Spirit Sphere è che la sua longevità è molto molto ridotta, perché è un gioco ripetitivo, perché è un gioco che avrà la sua vita per una serata con gli amici e poi non sarà un gioco che vorrete rigiocare a tutti i costi per sbloccare tutti gli sbloccabili. È un giochino così leggero che non ha però una gran profondità da renderlo longevo per più di una serata. Cosa ne penso di Spirit Sphere? Fa quello che deve fare, poco altro, non è un gioco particolarmente interessante, ci sono un milione di giochi multiplayer più interessanti di questo, sinceramente. Costa 8 euro su Steam, è stato sviluppato da Endurn Games, da chi è stato sviluppato Spirit Sphere? Endurn Games, Endurn, ve l'ho detto io che era Endurn, voi non ci credevate ma vi avete fatto andare a controllare. Va bene, anche per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio di Unnecessary Pixels, ciao!